Oggi mettiamo le mani in pasta e prepariamo dei buonissimi biscotti al miele perfetti per il Natale. Quindi iniziamo l'impasto dei nostri biscotti al miele mettendo sul piano di lavoro oppure su una spianatoia di legno gli ingredienti. Per prima cosa una farina 00, quindi quella più povera di glutine che avete, perché il biscotto deve risultare molto friabile. Facciamo una piccola conchetta e poi andiamo a mettere lo zucchero, in questo caso il zucchero semolato. Il burro che ho tagliato a cubetti ed è freddo da frigorifero, non deve essere troppo molle. Aggiungiamo poi il lievito per dolci in polvere, un pizzico di sale e le spezie che sono molto molto importanti, cannella in polvere e chiodi di garofano in polvere. Questa è una spezia molto forte, quindi ce ne va veramente un quarto di cucchiaino. Poi le uova a temperatura ambiente sono uova medie, quindi sgusciate, pesano circa 50 grammi. Questo è molto importante perché se andate ad aggiungere un uovo molto più grande comincerà insomma a essere un po' troppo magari molle l'impasto. E poi il protagonista della ricetta, il miele d'acacia, che è molto delicato e non andrà quindi a coprire tutti gli altri sapori. Quindi andiamo ad aggiungere anche il miele ai nostri ingredienti. Ora è il momento di impastare, magari aiutiamoci con un tarocco, con qualsiasi cosa che ci aiuti magari a mischiare e a rendere l'impasto che risulterà leggermente appiccicoso, ma è giusto che sia così, e quindi cominciamo ad impastare. Ora che ho raccolto tutti gli ingredienti, per togliere l'eccesso di impasto dalle mani, che è un po' appiccicoso, basta prendere un po' di farina e sfregarle come se le stessimo per lavare. Aggiungete veramente pochissima farina, giusto quello che vi serve per ottenere una pallina che riuscirete a staccare dal piano di lavoro, e adesso andiamo a stenderla tra due fogli di carta forno dandogli uno spessore di 1 cm. Non fatela troppo sottile, altrimenti il biscotto in cottura brucerà sui lati. Quindi andiamo prima ad appiattirla con le mani e poi con il matterello. Eccoci qua, adesso va in frigorifero a rassodare. Ecco il nostro impasto pronto. Dobbiamo staccarlo da entrambi i lati in modo che poi sarà più agevole prendere i biscottini, e possiamo usare un foglio di carta forno di questi, magari adattandolo alla teglia, per cuocerli, così non andremo a buttare via niente. Qui ci sono delle forme tipiche del Natale e sono anche un po' le forme che quando ero piccolina io utilizzavo insieme a mia nonna, perché questa è proprio la ricetta classica dei biscotti al miele Alto Atesini che facevamo tanti anni fa. Quindi prendiamo una sagoma a piacere, incidiamo e poi appoggiamo il biscotto sulla carta forno e continuiamo così fino a riempire tutta la teglia. Con i ritagli dei biscotti potete impastare di nuovo tutto quanto, ristenderli e ottenere altri biscotti fino a terminare tutto l'impasto. Se vi rimane un piccolo pezzetto che non riuscite a stendere, potete fare una ciambellina o una trecina come faceva mia nonna. D'altra parte in casa si fa così, non si butta via niente. Quindi questi li andiamo a rimpastare e ora vi faccio vedere quello che si faceva a casa mia, ovvero mia nonna lasciava alcuni biscotti così semplici oppure li spennellava con un uovo sbattuto, come vi farò vedere adesso, per renderli un po' più lucidi, e ci appiccicava sopra mezza mandorla pelata. Ora
vanno infornati in forno statico preriscaldato a 170-175 gradi per circa 10 minuti. Ragazzi, si sente tutto il profumo del miele, sono proprio i biscotti che facevo io da piccolina. E adesso vi svelo un altro trucco. È in questo momento, appena sfornati, che dovete fare con uno stecchino come questo da spiedini, magari con la parte del sedere, il buco, se volete appenderli poi all'albero di Natale. Ora i biscotti sono morbidi, quindi senza romperli riuscirete a forarli, magari allargate anche un pochino il foro, già che ci siete. Una volta pronti non mi resta che appenderli al mio alberello di Natale, così.